Nel cuore di Milano, le vie ribollono di vita in ogni angolo. La città è una baraonda, nonostante il freddo tagli la faccia. Le strade sono zeppe di passanti accartocciate in sciarpe e cappotti. Tutto è circondato da auto incolonnate, frenesia e rumore. Tra i palazzi che solcano il cielo grigio, la vita non conosce tregua. Nella città della Madonnina si sa, chi sta con le mani in mano fa le ragnatele. Da qualche ora, un uomo ombroso dal fisico imponente si aggira attorno alla stazione centrale. Il suo loden verde sbottonato sul davanti lascia intravedere i pantaloni a quadri che indossa, un po' corti per la sua taglia. Sembra smarrito, abita in un mondo tutto suo. L'espressione è assente, all'aria consumata di chi non dorme chissà da quanto. La barba trascurata e l'aspetto disordinato lo rendono inquietante. I suoi occhi sottili, persi e spaventati, attirano gli sguardi perplessi dei passanti che frettolosamente evitano il suo vagabondare. Una pattuglia che giunge da Porta Garibaldi nota i movimenti sconclusionati dell'omone che tenta di attraversare la strada e poi si volta tornando indietro sul marciapiede per poi riattraversare. Gli automobilisti lo ricoprono di insulti, ma lui continua bellamente nel suo andirivieni. I militari non possono far altro che intervenire per un controllo. L'uomo si lascia avvicinare senza opporre resistenza. È tranquillo. Fornisce le generalità. La fotosegnaletica fa il resto. Non riesce e non riuscirà mai a chiarire il motivo della sua presenza a Milano. Il suo cervello è andato in tilt. I demoni si sono impossessati di nuovo della sua mente. Dopo anni trascorsi senza intoppi, la psiche ha ceduto un'altra volta, trascinandolo senza controllo fino al cuore della Lombardia. È il 23 febbraio del 2003. Questa storia finisce qui. Da questo momento non si sentirà mai più parlare di lui. Sono Monocratica. Benvenuti ad un nuovo episodio di Inchiostro Nero. Questa è la storia del mostro di Posillipo. Circa 20 anni prima. Era il 25 dicembre 1983 e un'aria gelida flagellava le strade di Porta Nolana a Napoli. Anna Bisanti era immersa nei suoi pensieri. Non aveva nessuna voglia di festeggiare il Natale. La malattia si era affacciata all'improvviso, frantumando la spensieratezza dei suoi 27 anni. Quel fibroma maligno aveva sconvolto la sua esistenza. Non c'era più serenità nel suo volto, ma soltanto paura. Il crollo emotivo sembrava dietro l'angolo. Per non farsi sopraffare dalla disperazione, si era affidata con fiducia a diverse cliniche psichiatriche della città, nella speranza di trovare una parola di conforto e soprattutto qualcosa a cui aggrapparsi. In quella mattina di festa, accompagnata dalla sorella, si era recata in ospedale per far visita alla madre, che era ricoverata a causa della depressione. L'anziana donna era angosciata all'idea che il cancro potesse strapparle dalle braccia la sua bambina. Un genitore non dovrebbe mai assistere impotente alla fine dei propri figli. Anna non aveva colpe, ma non riusciva a perdonarsi di essere la causa di quel dolore. Nel pomeriggio aveva deciso di seguire il consiglio del padre e uscire di casa per distrarsi un po'. Non raggiungerà mai Piazza Carlo III, dove gli amici l'attendevano per passare qualche ora in allegria. Da quel giorno, Anna Bisanti non tornerà mai più a casa.
A notte fonda, i familiari, ignari dei suoi spostamenti, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. L'episodio non aveva catturato l'occhio attento dei media. Oltre alla famiglia e agli inquirenti, nessun altro aveva conosciuto la vicenda. Il suo destino rimarrà avvolto dal mistero per molto tempo. Ma spostiamoci ai giorni in cui gli eventi si sono messi in moto e non c'è stata possibilità di fermarli. Mare Chiaro è un incantevole borgo incastonato tra le rocce di Posillipo, una perla nel litorale napoletano. Per la sua acqua cristallina è consuetudine cullare le barche dei pescatori, mentre i gabbiani volteggiano nell'aria. Lungo la passeggiata si respira un'atmosfera calda e rilassata, anche se oggi non c'è la solita ressa a godersi il paesaggio da cartolina. Come da tradizione, quando gioca il Napoli, le strade si svuotano. Sono tutti o al San Paolo oppure concentrati ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto. È il pomeriggio assolato di domenica 3 settembre 1989. Gli azzurri affrontano in casa l'Udinese. Nello spiazzo che si affaccia sul golfo sono assenti anche i parcheggiatori abusivi. Per la seconda giornata di campionato, Diego Maradona, il leggendario fuoriclasse argentino, è assente dal terreno di gioco, suscitando qualche malumore tra i tifosi partenopei. Il suono delle onde che si infrangono dolcemente sulla riva è interrotto solo dagli schiamazzi che di tanto in tanto si percepiscono dal vicino ristorante Mare Chiaro. Oggi si festeggia la prima comunione delle due figlie del boss di Secondigliano, Mario Lorusso, esponente del clan camorristico dei Capitoni. Anche il terrazzino dei fiori, un altro locale poco distante, è gremito fino all'inverosimile. Da un vicolo laterale sbuca un individuo in sella ad un motorino che si dirige indisturbato verso la discesa del borgo. Trasporta una valigia in finta pelle, bloccata da una cordicella marrone. A pochi passi dalla spiaggia, vicino alla celebre fenestrella, si ferma. La poggia in terra tra una Fiat 500 e una Mercedes e va via. La sua azione è così rapida che nessuno ricorderà mai di averlo visto. Il bagaglio è gonfio, come se avesse inghiottito a stento qualcosa di particolarmente voluminoso. Per molto tempo nessuno si accorgerà di quella borsa abbandonata tra le auto parcheggiate in strada. Soltanto intorno alle 16:20, dopo che l'arbitro Magni ha decretato la fine della partita, vinta dai partenopei per 1-0, che lo slargo si risveglia, popolandosi nuovamente di persone. Il rompete le righe si percepisce nell'aria. La confusione dei veicoli che tornano a occupare la piazzetta si sovrappone al chiacchiericcio lusinghiero dei guardamacchine che circondano gli automobilisti. Una ragazzina che ha appena finito di pranzare con la famiglia nel ristorante Il Terrazzino dei Fiori esce all'esterno. Si muove con passo incerto tra le file di macchine e si avvicina alla misteriosa valigia da cui filtrano strane macchie di liquido rosso. Sembra sangue. Torna dal padre all'interno e gli riporta la scoperta. Dopo una rapida verifica, l'uomo, preso dal panico, chiama il 113. Pochi minuti dopo, fa la sua comparsa a Mare Chiaro una pattuglia della polizia. Gli agenti delimitano la zona procedendo allo sgombero della piccola folla che si è radunata intorno al bagaglio e con meticolosa prudenza lo aprono. Il contenuto è terrificante. All'interno non ci sono abiti o costumi, né tantomeno asciugamani o prodotti per l'igiene. C'è invece il corpo smembrato di una donna. È avvolta in un lenzuolo, con le mani dietro la schiena tenute insieme dai pantaloni di un pigiama. La bocca è serrata da un grosso cerotto. Indossa un pantacollant viola e presenta segni sulle braccia, simili a punture. È stata colpita da 16 coltellate,
alcune più profonde, altre superficiali, che le hanno causato una lenta emorragia. Le ferite sul collo sono state evidentemente lasciate da morsi disumani. Sulla parte anteriore del corpo, 4 coltellate evidenti. Una alla mammella sinistra, una alla pancia e quella probabilmente fatale al cuore, che è penetrata attraverso il costato. L'ultima alla gola. Le altre sono piccole lesioni sparse su tutto il tronco. A prima vista è stato un assassinio brutale. I poliziotti si attivano immediatamente, interrogando turisti, passanti e tutti i presenti, ma nessuno sembra aver notato nulla. È difficile credere che qualcuno sia potuto giungere in un luogo così frequentato, abbia scaricato il bagaglio e si sia dileguato nel silenzio senza lasciare traccia. Oltre alla solita difficoltà nel reperire testimoni, ci si interroga sul movente che ha scatenato la furia omicida. Si suppone che l'assassino abbia potuto seguire un preciso modus operandi, un rituale con un significato simbolico profondo. Gli investigatori apprendono quasi immediatamente che nel vicino ristorante è ancora in corso la festa della famiglia Lo Russo e si convincono di avere in mano la chiave per risolvere l'enigma. La teoria predominante suggerisce un possibile gesto di sfida da parte di un clan rivale che potrebbe aver portato il cadavere della donna a Mare Chiaro per disturbare il gioioso banchetto dei capitoni. Nonostante gli sforzi dedicati a questa pista, ben presto emerge un'altra verità. Non vi è alcun legame tra il cadavere e la criminalità organizzata. La donna rinvenuta nella valigia è stata facilmente identificata il giorno dopo grazie alle impronte digitali. È Silvana Antinozzi, una dipendente del comune di Napoli di 38 anni. Gli agenti della sezione narcotici conoscono bene il suo volto, avendola fermata 3 anni prima per il possesso di alcuni flaconi di metadone. La dipendenza da droghe aveva gettato un'ombra oscura sulla sua vita. Nel 1986 si era separata dal marito, affidando la loro figlia, ora 17enne, alle cure di una delle nonne. Le frequenti assenze dal lavoro le avevano causato la sospensione dello stipendio e la ricerca continua della dose aveva sancito il tracollo definitivo. Le difficoltà finanziarie avevano reso necessario il trasferimento in un monolocale di Vico Scalciccia, a pochi passi dalla stazione della Circumvesuviana. Quando la squadra investigativa varca la soglia del suo appartamento, si trova di fronte a un quadro che trasuda terrore e follia. Il letto è insanguinato, il rubinetto del lavabo ancora aperto e i vestiti gettati senza riguardo. Alla rinfusa bottiglie di vino vuote, pacchetti di sigarette, un fornelletto a gas e il necessario per un buco. Sulla mensola, un libro di filosofia indiana dal titolo enigmatico «La vita viene dalla vita», che sembra fare eco alla fragilità di quella triste esistenza. Sull'orlo del macabro scenario, l'assassino aveva trascurato ogni accortezza, lasciando dietro di sé tracce inequivocabili del suo passaggio. Le sue impronte sono presenti sulle pagine del quotidiano Il Mattino, che riporta la data del giorno del delitto, e sull'arma, un seghetto da cucina usato solitamente per spolpare gli ossi del prosciutto. Abbandonato sul lavandino del bagno, il suo orologio al quarzo con il cinturino sporco, che probabilmente aveva tolto per lavarsi le mani dal sangue. In casa della vittima, gli agenti ritrovano addirittura il suo diario, una sorta di taccuino della follia che svela l'abisso della sua mente. Metà scritto in italiano e metà in sanscrito. Le sue pagine narrano la storia di un'ossessione malata nei confronti dell'universo femminile. Una lista nera, tracciata da una penna delirante che prefigurava il tragico destino che sarebbe toccato ad altre donne innocenti.
È abbastanza evidente che si tratti dell'opera di un maniaco, di un folle. Gli investigatori iniziano a restringere il campo delle indagini, focalizzandosi sui pazienti delle case di cura e degli ospedali psichiatrici nella zona di Napoli e dintorni. L'intuizione si rivela corretta. Soltanto 48 ore dopo il ritrovamento del cadavere nella valigia, individuano il presunto colpevole. Il mostro di Posillipo si chiama Andrea Maria Rea. Nato nel 1956, un individuo all'apparenza insospettabile. Membro di una famiglia napoletana benestante e profondamente religiosa. Suo padre è un ingegnere edile molto conosciuto in città. Un ragazzone di 1,90 m, dall'intelligenza superiore, laureato in filosofia con il massimo dei voti e dotato di una vasta cultura. In passato le sue ricerche lo avevano portato fino in Nepal per studiare il sanscrito e la dottrina indiana. Andrea aveva sempre avuto qualche problema psicologico, ma la tragica morte del fratello 17enne Antonio, avvenuta nel 1982, aveva solcato ulteriormente la sua psiche. Da quel momento iniziava a manifestare i suoi istinti violenti nei confronti delle donne. La polizia però non riesce a catturarlo perché risulta irreperibile. Si è allontanato, è fuggito. Ma ritengono che sia altamente improbabile che possa spingersi lontano, considerando la mancanza di risorse finanziarie e la sua incapacità di provvedere autonomamente a se stesso. Persiste però il timore che possa tornare a colpire, sfogando la sua furia omicida su un'altra sfortunata vittima. Rea rappresenta un pericolo concreto, come dimostrano i suoi precedenti. Nel 1983 era stato arrestato per aver abusato di Hilleri Pirjosholder, una giovane turista finlandese in vacanza ad Ischia. Nel 1987 aveva commesso un altro stupro ai danni di una sua cara amica. Dopo le due condanne aveva scontato soltanto un breve periodo di carcerazione, prima di essere trasferito in un ospedale psichiatrico della città perché considerato incapace di intendere e di volere. Il 26 aprile del 1988, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli lo aveva rimesso in libertà con un anno di anticipo, sulla base di una valutazione che alla luce dei nuovi fatti appare un clamoroso errore. Le condizioni psichiche del ricoverato appaiono ottimali. Non si osservano turbe psichiche produttive e nel complesso la pericolosità del soggetto può considerarsi cessata. Pertanto si revoca in anticipo, rispetto alla data di scadenza, la misura di sicurezza. Le prove contro Rea sono schiaccianti. L'orologio al quarzo, sporco di sangue rinvenuto sul lavandino, è stato riconosciuto dai medici e dagli infermieri della clinica dove l'assassino era ricoverato. Anche molti pazienti hanno confermato di averlo visto al suo polso. Inoltre, il coltello usato per il delitto apparteneva ad un set che la madre di Andrea aveva ricevuto in regalo con l'abbonamento alla rivista Sale e Pepe. Dalle indagini emerge che vittima e carnefice si erano incontrati casualmente a Villa Anna, a Marina di Ischitella, dove entrambi erano in cura. L'Antinozzi seguiva una terapia di disintossicazione, mentre Rea era ricoverato nel reparto psichiatrico. Quell'incontro aveva dato il via a una tragica amicizia, che si sarebbe rivelata fatale per entrambi. Andrea probabilmente era riuscito a guadagnarsi la fiducia della donna, facendole credere di essere interessato a una relazione. La vittima aveva lasciato la clinica 3 giorni prima dell'omicidio, mentre Rea era stato dimesso la mattina del 3 settembre. Tornato a casa, dopo pranzo, si era precipitato a incontrare l'Antinozzi e con ogni probabilità aveva tentato di violentarla. Di fronte al rifiuto della donna, Rea avrebbe perso ogni controllo, colpendola più volte su tutto il corpo con il coltello che si era portato da casa. Come previsto, la fuga del mostro di Posillipo giunge a una rapida conclusione.
Il 7 settembre, Rea viene rintracciato dalla gendarmeria francese mentre vaga per le strade di Nizza in stato confusionale. La polizia italiana si reca alla clinica Villa Sainte-Marie per prelevarlo e riportarlo a Napoli, dove lo attende il magistrato Giuseppe Amodeo, che è il sostituto procuratore incaricato dell'indagine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Rea aveva caricato la valigia contenente il corpo della donna sul suo motorino Gilera 50 e l'aveva portata fino a Marechiaro. Successivamente si era diretto alla stazione di Formia, dove aveva preso un treno diretto al nord. Da lì si era recato in Francia. A Genova era stato multato dalla Polfer perché viaggiava senza biglietto. Durante l'interrogatorio, tenutosi nell'ospedale psichiatrico Sant'Efremo, Rea confessa immediatamente di essere l'assassino dell'Antinozzi, ma afferma di non aver agito da solo. Sostiene di essere stato aiutato da due complici, di cui però non ricorda i nomi, perché temeva che a sua volta l'Antinozzi volesse uccidere suo padre. «Il mio gesto è stato motivato da un'ansia purificatrice», dichiara al magistrato, «poiché ritengo necessario liberare il mondo dalle donne». Nell'agenda dell'assassino, recuperata a casa della vittima, erano stati annotati 7 nomi di donna, alcune delle quali vicine di casa e altre conoscenti, tutte intorno ai 60 anni, contro le quali esprimeva intenzioni omicide. Nessuna, però, dopo essere stata ascoltata dagli inquirenti, sembrava aver subito molestie da parte del giovane alto e robusto, ora accusato di un delitto orribile. Continua affermando: «Sono fuggito a Nizza perché l'avevo fatta troppo grossa. Volevo raggiungere Marsiglia per arruolarmi nella legione straniera». Tutti vaneggiamenti. Nei confronti di Andrea Rea viene emesso un ordine di arresto per omicidio volontario. L'indagine può considerarsi conclusa. Questo raccapricciante delitto richiama alla mente un caso simile che 2 anni prima aveva sconvolto le pagine di cronaca nera. Dopo aver strangolato il suo amante, un uomo di 20 anni più grande di lei, Rita Squeglia nascondeva il cadavere in una valigia. In un secondo tempo lo aveva trascinato faticosamente lungo una scalinata, per poi caricarlo in macchina e portarlo da Positano a Recale. Infine lo aveva occultato in un bidone di ferro sotto uno strato di calce e sabbia nel giardino di casa. Nel frattempo collaborava tranquillamente con la polizia per risolvere l'enigma della misteriosa scomparsa di Nicola Concia, un facoltoso commerciante di 46 anni, originario di Caserta, sposato e con 3 figli, che era sparito da oltre 3 settimane. Rita e Nicola si erano incontrati circa 8 mesi prima. La ragazza cercava affetto poiché non aveva ancora superato lo shock di un'esperienza terribile avuta alcuni anni prima, quando 3 giovani mascherati avevano legato il suo fidanzato mentre la violentavano ripetutamente nella periferia di Caserta Vecchia. Nei fatti di sangue quotidiani si possono scorgere molteplici somiglianze, come fossero scritte dalla stessa mano, spesso presentando moventi simili o verosimili. Nonostante alcune analogie, non è sicuramente questo il caso, perché la vicenda di Marechiaro si rivelerà molto più complessa e intricata. Pochi giorni dopo l'atroce omicidio di Silvana Antinozzi, il mostro di Posillipo chiede un nuovo incontro con il sostituto procuratore Amodeo, annunciando di dovergli riferire informazioni di vitale importanza. Il 13 settembre, durante il colloquio con il magistrato, Rea inizia a intrecciare discorsi confusi e sconnessi, ma improvvisamente pronuncia una frase che lascia di stucco l'intero ambiente. «Signor giudice, molti anni fa ho ucciso un'altra donna».
Questa affermazione sembra il repentino lampo di follia di una mente ormai instabile, il delirio di un individuo gravemente disturbato. Stavolta, però, Rea si trova in uno di quei rari momenti di lucidità. La sua testimonianza è dettagliata e precisa, con nomi, cognomi, date e luoghi che emergono in modo nitido. È un resoconto allucinante, ma acquisisce credibilità nel momento in cui rivela l'identità della presunta vittima. La ragazza che ho ucciso si chiamava Anna Bisanti. Era di statura bassa, con lunghi capelli scuri. In quel momento ogni dubbio svanisce. Rea dice la verità. Il giorno di Natale del 1983, una giovane 27enne di nome Anna Bisanti era scomparsa nel nulla. Era uscita nel pomeriggio da casa dei genitori in via Cosma e Damiano a Porta Nolana e da quel momento non aveva più fatto ritorno né dato alcuna notizia. La sua scomparsa aveva gettato la famiglia nel panico. Preoccupazione e ansia avevano preso il sopravvento, soprattutto considerando che la donna aveva cominciato a dare segni di squilibrio qualche mese prima. Il racconto del mostro appare plausibile, ma accolto con una certa cautela, poiché è interrotto da frasi prive di senso e lunghi silenzi. Tuttavia, è difficile credere che Rea stia inventando tutto di sana pianta. Da dove avrebbe preso il nome di Anna Bisanti se i giornali non ne avevano mai parlato? E come poteva descriverne l'aspetto fisico se non l'avesse veramente conosciuta? Sotto le domande incessanti di Amudeo, Rea rivela di aver incontrato Anna per caso vicino alla stazione di Napoli Centrale. I due si conoscevano di vista nel giro delle cliniche. L'aveva invitata a salire in macchina con lui. Anna, attratta dalla curiosità e dalla voglia di evasione, dapprima aveva rifiutato, ma poi ceduto alle lusinghe accettando di seguirlo. Si erano incamminati lungo la costa del litorale domiziano, tra Napoli e Caserta, avvolti dal mistero dell'incontro e dalla premessa di un'esperienza al di fuori dell'ordinario. Lì avrebbe compiuto l'atto fatale, colpendola con un coltello dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Successivamente racconta agli investigatori di aver chiuso il corpo in un sacco prima di gettarlo in mare, a Terracina, nella provincia di Latina, pur non riuscendo a ricordare il punto esatto. Il cadavere non sarà mai ritrovato. La narrazione getta un'ombra ancor più cupa sulla vicenda, lasciando aperte molte domande senza risposta. Dopo che la notizia dell'escalation criminale del mostro di Posillipo si diffonde, la magistratura fiorentina decide di unire le forze con i colleghi napoletani. Il loro obiettivo è chiarire se possa esistere un legame tra i crimini commessi da Rea e la mano omicida che aveva sconvolto le campagne toscane nei primi anni Ottanta. In quel periodo, il giovane Andrea era in cura in diverse cliniche della regione. I precedenti di Rea e la sua inaudita crudeltà verso le vittime lo classificano come un potenziale serial killer. È un assassino folle e disorganizzato, agisce d'impulso e commette omicidi a sfondo sessuale, spinto dal desiderio di avere rapporti con la vittima. Quando viene respinto, reagisce uccidendo e occultando il cadavere. Gli inquirenti Paolo Canessa e Giuseppe Amodeo si scambiano informazioni e documenti, tessendo una rete di collaborazione investigativa tra le due procure. Le modalità con cui Silvana Antinozzi era stata massacrata ricordano chiaramente le tragiche uccisioni di Giuliana Monciatti e Clelia Cuscito, avvenute rispettivamente nel 1982 e nel 1983. Giuliana, ballerina di 41 anni, era stata trovata morta dissanguata nel suo appartamento, ferita da numerose coltellate. Clelia, invece, di 37 anni, veniva uccisa con 15 colpi,
tra cui uno alla gola. Inoltre, l'attenzione degli inquirenti si concentra sulla possibile connessione tra la morte della donna chiusa nella valigia a Mare Chiaro e quella di Gabriella Caltabellotta, un'estetista diciottenne strangolata e raggiunta da 4 fendenti, poi abbandonata in un campo alla periferia di Firenze, dove era stata trovata il 29 febbraio 1984. L'attenzione si concentra anche sul motorino di Rea, intestato al fratello scomparso. Durante le indagini emerge che il veicolo era stato collegato al delitto della coppia di francesi attribuito al mostro di Firenze, avvenuto nel 1985 sulle colline di Scopeti. L'ombra di sospetto che il mostro di Posillipo possa essere anche il mostro di Firenze svanisce rapidamente. Non vi è alcuna prova che Re abbia avuto un coinvolgimento negli omicidi delle prostitute e in nessun altro delitto avvenuto nel territorio toscano. Inoltre, durante il periodo compreso tra aprile e settembre 1984, era detenuto prima in carcere, poi in un manicomio giudiziario e infine agli arresti domiciliari, cosa che rendeva impossibile la sua partecipazione ad altri crimini. Il 9 marzo 1990 giunge la prima condanna per Rea, sebbene non finirà dietro le sbarre. Il giudice istruttore Guglielmo Palmeri emette una sentenza che lo costringe a un internamento di almeno 10 anni in un manicomio giudiziario. Nonostante sia l'autore dell'omicidio di Silvana Antinozzi, Rea evita il carcere per una perizia psichiatrica che ne attesta l'incapacità di intendere e di volere perché affetto da schizofrenia paranoide. 14 mesi dopo arriva la seconda condanna, questa volta per l'uccisione di Anna Bisanti. Il giudice dell'udienza preliminare, Raffaele Marino, lo condanna a 5 anni di internamento in un ospedale psichiatrico. La sentenza stabilisce che l'imputato non può essere processato a causa della sua totale infermità mentale, già riconosciuta per il delitto di Mare Chiaro. Il giorno della sentenza, però, non segna la fine delle vicende riguardanti Andrea Maria Rea nelle cronache. Nel freddo inverno del 2003, il giovane che aveva ucciso 2 donne senza apparente motivo torna nuovamente sotto i riflettori. Fortunatamente, questa volta senza spargimento di sangue, si tratterà soltanto di una fuga che terrà in ansia familiari e forze dell'ordine per ben 48 ore. Tutto ha inizio il 21 febbraio, quando Rea, ormai 47enne, ottiene un'autorizzazione per trascorrere alcuni giorni a casa dei genitori. Questa situazione non è inusuale, considerando che il tribunale di sorveglianza gli concede regolarmente permessi per buona condotta. È il 28esimo nell'arco di alcuni anni. Quando arriva, suo padre Raffaele lo aspetta sull'ingresso. Andrea sembra comportarsi come sempre, non dà alcun segno di insofferenza e sembra persino felice di tornare a casa. Tuttavia, dentro di lui, nel profondo del mostro di Posillipo, qualcosa si agita. Mentre è a tavola con i genitori, inventa una scusa per allontanarsi dicendo: «Vado al bar qui sotto a prendere un caffè». Questa è una routine consolidata, quindi non c'è motivo di preoccuparsi. Andrea indossa il suo loden verde e scende. I minuti passano, ma lui non fa ritorno. I genitori iniziano ad essere preoccupati, vanno al bar, convinti di trovarlo lì, ma scoprono che non ci è mai nemmeno passato. Chiedono in giro, ma nessuno sembra averlo visto. È il panico. Anche se gli anni lo hanno appesantito e reso meno aggressivo, Rea rimane comunque un individuo pericoloso, capace di colpire in qualsiasi momento. I familiari lanciano l'allarme. Polizia e carabinieri cominciano a perlustrare le strade del quartiere per rintracciarlo. Ma Andrea,
è in un posto dove nessuno penserebbe mai di cercarlo. Si trova in Piazza Garibaldi, davanti alla stazione centrale di Napoli. Il suo cervello è nuovamente andato in tilt. Ha deciso di salire su un treno rapido diretto a Milano, ovviamente senza biglietto, come aveva già fatto anni prima, quando veniva identificato dalla polizia in Francia. L'angoscia dura solo 2 giorni. Il 23 febbraio, vicino alla stazione centrale di Milano, c'è un uomo che cammina in modo strano. Si capisce subito che qualcosa non va. Una gazzella dei carabinieri non può fare a meno di notarlo mentre si agita attraversando la strada. Quando gli chiedono i documenti, l'uomo risponde di non averne. È tranquillo, non si oppone e spiega con calma chi è e dove vive. Un rapido controllo al terminale rivela che c'è un ordine di ricerca emesso dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. A nulla hanno portato gli accertamenti per conoscere come ha trascorso quelle ore di libertà. Rea viene trasferito nel carcere di San Vittore, nella sezione riservata a chi ha problemi di salute. Il giorno seguente tornerà all'ospedale psichiatrico Filippo Saporito di Aversa. Il mostro di Posillipo oggi risiede a Vairano, un piccolo borgo della provincia di Caserta. Qui, nella frazione Marzanello, nota come la Porta del Sud, è operativa una REMS che ospita autori di reati efferati, affetti da disturbi mentali e considerati socialmente pericolosi. È all'interno di questa struttura che Andrea Maria Rea trascorre senza ulteriori guizzi il resto dei suoi giorni. Io vi aspetto al prossimo episodio. Ho ancora fiumi d'inchiostro da versare. Questo episodio di Inchiostro Nero è stato scritto da Valerio e condotto da Monocratica. Potete ascoltarci gratuitamente su Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcast.